Ciao, benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala e Po. Oggi sono solo io, Lala, e vi parlerò nuovamente di un gioco che potete vedere. Questo gioco ha vari nomi, si chiama Kala, Bantumi, Mancala, Vari e così via. Come avete sentito nell'introduzione, parlerò di nuovo di questo gioco perché ci sono stati alcuni commenti negativi, tra virgolette, all'altro video, soprattutto di persone che hanno detto che non capivano. Siccome nel frattempo io ho avuto modo di leggere ulteriori libri su questo gioco, ho deciso di parlarvene di nuovo. Questo video sarà diviso in parti, quindi se volete, diciamo, andare direttamente alla parte che vi interessa di più, ad esempio il regolamento, potete andare nell'info box dove c'è il menu di navigazione. Vorrei fare una premessa. Questo gioco, appunto, come vi ho detto, ha tanti nomi, quindi ha anche vari regolamenti. Ognuno ci gioca in modo diverso. Io vi spiegherò un regolamento che ho trovato, in particolare quello del gioco dell'IKEA. Volevo dire che tutti voi che guardate i video per capire i regolamenti del gioco, a mio parere sbagliate. Io guardo i video per capire com'è un gioco, se mi può piacere o no, ma tutti i recensori di giochi, anche quelli più bravi, non vi diranno mai tutte le regole dei regolamenti. E inoltre, spesso c'è bisogno di rileggere varie volte il regolamento, quindi vi sconsiglio, fortemente di guardare dei video per capire i regolamenti dei giochi. I regolamenti, appunto, sono scritti. Quindi leggeteli varie volte e di solito escono con i giochi. Se non escono con i giochi, ad esempio, li avete smarriti. Noi forniamo sul nostro sito alcuni servizi per i giochi vecchi, quelli che abbiamo o li diamo gratuitamente o li vendiamo a cifre irrisorie per, diciamo, ripagare in parte il nostro tempo. Altrimenti decidete di non acquistare un gioco senza regolamento se è vecchio perché è ingiocabile. Allora, detto questo, vi parlerò di questo gioco. Ora ho un po' paura a chiamarlo. Diciamo, lo chiamerò Mancala, che è il nome con cui tutti lo conoscono. Infatti, questo è un gioco molto antico, diciamo risale all'antico Egitto, si giocava in Africa e poi venne portato anche in Inghilterra. Ognuno lo chiamò appunto con un gioco diverso. Non so se quelli vecchi come me si ricordano, ma si trovava anche sul Nokia 3330 con il nome di Bantumi e nessuno capiva come ci si giocava, si vedeva solo una mano che spostava cose da una ciotolina all'altra. Questo gioco ha anche una valenza magica. Infatti, ci sono delle credenze che non ci si potesse giocare la notte, in quanto la notte ci giocavano solo gli spiriti e i fantasmi, ci si poteva giocare solo di giorno. Una partita di notte avrebbe decretato il nuovo re. Le donne ci giocavano per conto loro e questo era molto raro. Di solito ci giocavano gli uomini e se un uomo, diciamo, di solito non sfidava una donna perché se perdeva era un grande disonore. Le simbologie dietro a Mancala sono tantissime e infatti, siccome si spostano alcune, in questo caso sono dei cubetti, ma possono anche essere dei semi, può rappresentare il cielo stellato e le stelle oppure un campo dove si coltiva. Un'altra diceria che c'è dietro questo gioco è che ci si gioca nei funerali per far compagnia all'anima che se n'è andata, ma fino a quando c'è giorno, perché la notte le altre anime potrebbero impossessarsi della tua anima se ci giochi. Insomma, quindi è un gioco molto giocato in tutto il mondo e ci sono anche delle varianti. Una variante è riguarda il numero di questi contenitori o buche oppure il numero di file. Queste ne sono due, però c'è una variante che si chiama US che è doppio, quindi ha quattro file. Per questo motivo, diciamo, non vi basate su questo video fondamentalmente per le regole perché ce ne sono tantissime. Queste naturalmente si tramandano, non sono scritte, però molti giochi sono stati codificati con delle regole scritte. E se voi ne conoscete un'altra versione è del tutto lecito, come i giochi di carte, molti giochi che si tramandano hanno delle regole e dei nomi un po' diversi, anzi se conoscete alcune varianti potete citarle nei commenti.
Allora, dove potete recuperare questo gioco? Io ho la versione dell'IKEA, però ho visto che c'è anche a Tiger, se no, la potete trovare su Amazon, vi lascerò qualche link, questi link sono affiliati, quindi se comprate tramite questi link a noi ci arriva una percentuale che ci serve per comprare altri giochi e parlarvene su questo canale. Oppure, ve lo potete costruire voi, non è difficile costruire questo gioco. Se siete al mare potete fare delle buche di sabbia, naturalmente sulla sabbia bagnata, e usare dei sassolini come pedine. Oppure potete utilizzare i contenitori delle uova, sempre da riempire con dei sassolini oppure delle palline, i ceci secchi. In alternativa prendete dei piccoli contenitori. Allora, se volete giocarci, questo gioco è un gioco per due persone e da 8 anni in su. E la mia, ve l'ho già detto varie volte, è la versione dell'IKEA, è in legno e si può richiudere. È molto pesante e come segnalini ha dei cubetti di colore blu. Non so se adesso si può reperire ancora, però ci sono varie alternative. Adesso vi parlerò un po' delle regole per farvi rendere conto come si gioca. Naturalmente, altri regolamenti io mi baserò sulle istruzioni di quello dell'IKEA, però ho letto altri regolamenti su questi libri, o su questo libro e anche su quest'altro, che variano abbastanza. Quindi, se potete, diciamo, consultare anche altre fonti, se non siete soddisfatti di queste regole che io vi dico, oppure consultare naturalmente le regole che usciranno senz'altro dal vostro gruppo. Allora, il setup, io userò questa plancia che come vedete ha 6 contenitori per ogni lato e dei contenitori più grandi alla fine che si chiamano negozi o granai. Ogni giocatore ha la sua parte di diciamo tabellone. Io mi trovo qui e la mia parte sarà quella che si trova alla mia sinistra, cioè questa. La parte di quest'altro giocatore che sta davanti a me è quella che si trova alla sua sinistra, cioè quest'altra. Il setup iniziale è quello di mettere 4 pedine, non so come chiamarle, in ogni contenitore. Lo scopo del gioco è portare quante più pedine possibili all'interno della propria area, nel proprio granaio o del proprio negozio. Come si fa? Allora bisogna girare in senso antiorario. Al proprio turno il giocatore sceglie una casellina della propria parte e prende tutto il suo contenuto e ne rilascia un cubetto o una pallina in ogni contenitore che si trova davanti. Quando ha finito si ferma. Se dovesse passare per il suo negozio, ne lascia uno anche lì. Non ne lascerà uno nel negozio dell'avversario. Quindi, girando in senso antiorario, capite che per arrivare al vostro negozio ce ne vorranno. Allora, un'altra regola importante è avere delle parti vuote nella propria area di gioco. Se riuscite, seminando una pedina in ogni, contenitore, a portare l'ultima, proprio in una casella vuota della propria parte di gioco, potete prendere quella pedina più quelle della parte di gioco dell'avversario. Ad esempio, facciamo un esempio, vediamo se ce la faccio. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, perché la lascio pure nel mio negozio, e 9. Quindi ho messo l'ultima pedina che avevo in mano in questa casella che era vuota. Quindi io posso prendere sia questa sia tutte quelle del mio avversario. Un'altra regola da tenere presente è che se finite la vostra mossa proprio con l'ultima pedina dentro al vostro negozio avete una mossa ulteriore. Quando le pedine del vostro lato finiscono e rimangono solo quelle nel lato dell'avversario, diciamo d'ufficio, tutte queste pedine saranno dell'avversario, quindi le prenderà tutte lui. Naturalmente, quando finiscono le pedine, il gioco finirà. Adesso vi farò vedere non un gameplay perché Po non c'è, ma Po, vi sta antipatico, cioè dite sempre che quando c'è lui non si capisce niente, e quindi vi farò vedere velocizzato una partita in cui si alternano due giocatori che sono sempre io e come può avvenire la situazione. Spero che questo video vi sia piaciuto più di quell'altro. Noi ci fa piacere se ci seguite anche sui nostri social, quindi Facebook e Instagram. Tutti i link sono nell'info box. Comunque, grazie di aver visto questo video. Alla prossima.